Buonasera blenderisti. Adesso vediamo il rapporto di parentela tra gli oggetti in maniera molto spedita, ma soprattutto andiamo a vedere come poter aprire questa parentela, questa gerarchia tra oggetti, d'accordo, aprirla temporaneamente per poter muovere il padre. In sintesi di che cosa si tratta? Quando noi selezioniamo più oggetti, d'accordo, possiamo creare una gerarchia tra questi oggetti, quindi avere più oggetti figlio e un padre. Il padre è un oggetto, no, con una parentela con gli altri oggetti che in pratica è trascinatore, cioè se seleziono il padre e lo muovo, i figli lo seguiranno. I figli potranno muoversi indipendentemente, il padre invece è trascinatore dei figli. Andiamo a vedere in pratica di che cosa si tratta. Allora, duplico il mio cubo, d'accordo, e creo tre figli, tre oggetti, va bene? Poi creo un oggetto vuoto, ad esempio, che sarà il padre che trascinerà tutti quanti i figli. Il rapporto di parentela tra oggetti si crea selezionando per ultimo quello che vogliamo sia il padre, d'accordo? Premiamo Ctrl P. E diamo un rapporto di parentela. Come vedete, si è creato un rapporto di parentela con questo tratteggiato. Cosa succede? Succede che ogni figlio potrà muoversi indipendentemente dal padre. Il padre, invece, una volta selezionato, sarà trascinatore dei figli. Questo è chiaramente molto usato quando abbiamo più oggetti che devono essere comunque separati tra di loro, ma devono seguire una gerarchia, ad esempio una scocca di un'automobile con gli sportelli, con le ruote, eccetera. Bene, come detto, possiamo muovere i figli indipendentemente e quindi possiamo andarli a regolare, quindi possiamo sistemarli in maniera minuziosa, secondo come desideriamo. Ma se invece volessimo muovere il padre, come possiamo farlo? Senza dover sciogliere i rapporti di parentela, magari in una scena sono già molti e vogliamo evitare di doverli rifare solo per muovere il padre. Ecco, per poter muovere il padre in un rapporto di parentela, basta cliccare su Option e flaggare su Parents. Ok? Adesso possiamo andare a regolare la posizione del padre senza che i figli vengano praticamente mossi. Va bene? Fatto questo, poi possiamo richiudere la parentela ripremendo Parents. Adesso, se muoviamo, il padre si sta naturalmente tirando appresso i figli. Va bene, questo è un piccolo esempio per poter aprire il rapporto di parentela per regolare la posizione del padre. Con questo è tutto. Ciao, grazie.